Ragazzi, a quanto pare in questo penultimo episodio della quinta stagione vedremo Cicada 2 cercare di scatenare un virus a Central City per distruggere una volta per tutte tutti i metaumani della città. A testimonianza di ciò ci sono come sempre la trama, le foto ufficiali e il promo. E quindi ragazzi, analizziamo il tutto insieme! Basta la vista, ragazzi! Sono sempre io, TheGamerT800, ragazzi! Ci troviamo in una nuova reaction video sul promo dell'episodio 21 della quinta stagione di The Flash! Ragazzi, ma ci rendiamo conto che siamo già ad un passo dal finale di stagione? Cioè, raga, io non lo credo possibile, cioè, ancora non mi capacito di questa cosa, perché questa stagione, essendo più corta di un episodio, mi sembra che finisca molto prima, un'eternità prima. Infatti, per chi non lo sapesse, questa stagione finirà con il 22esimo episodio, infatti è una stagione zoppa, la chiamo io così, ragazzi, questa stagione zoppa, cioè perché manca un episodio, e appunto per questo sembra che finisca molto prima, perché adesso dovevamo stare al terzultimo episodio, non al penultimo. Quindi ragazzi, è un po' strana sta cosa, è la prima volta che abbiamo una stagione con 22 episodi, le altre sono state sempre ovviamente di 23 episodi, questa volta non lo so perché, forse la trama è più corta e quindi finiscono prima. C'è una bellissima cosa nel finale che io già so, vi farò un altro video, non è questo il video in cui ne parlerò, e lì ragazzi ci divertiremo davvero tantissimo. Per quanto riguarda Cicada 2, sappiamo benissimo che ha rubato ad Icicle quel suo dispositivo, il crio atomizzatore, e vuole usare appunto quel dispositivo per diffondere a Central City e oltre forse un virus che ucciderà tutti i metaumani. Quindi ragazzi, non credo ce la farà, non so nulla, non so come andrà appunto l'episodio, però voglio sperare che sventeranno questa cosa qua. Non posso credere che moriranno tutti i metaumani, qualcosa si inventeranno. E quindi addirittura ragazzi, questa Grace Gibbons dal futuro sta completamente impazzendo, la vediamo che addirittura vuole uccidere con un virus tutti i metaumani, proprio è stata addestrata così dal suo Cicada, quello del suo futuro, che è diverso da questo Cicada, perché è stata cambiata la linea temporale, però sappiamo che il suo Cicada, suo zio, è molto cattivo, è come lei quasi, è forse peggio nel suo futuro, mentre qui ragazzi, nel nostro presente ormai è morto, lo ha ucciso lei, quindi ha cambiato lei stessa la linea temporale, però sappiamo ovviamente che non è mai stato curato e quindi è rimasto il primo Cicada e quindi nel futuro non è mai stato trovato. E infatti Flash non l'ha mai fermato. E alla fine dello scorso episodio, nella scena finale, abbiamo visto Grace stare nella casa di Orlin Dwyer, di suo zio, e abbiamo visto ragazzi comparire nuovamente Cicada, ma secondo me non è veramente lui. Sappiamo che è morto, quel Cicada deve essere qualcosa nella sua testa e appunto deve essere come una specie di fantasma che solo nella sua testa che gli dice cosa fare, ecco perché lì si comporta così male, a causa appunto della materia oscura presente nella sua mente. Deve essere per forza così ragazzi, perché non posso pensare che fanno tornare in vita appunto Orlin Dwyer, ormai è morto, non lo fanno tornare più, ce lo fanno vedere come una specie di fantasma, diciamo, di una pazza, cioè appunto di Grace Gibbons del futuro. Quindi ragazzi, io direi di non perdere altro tempo, andiamoci adesso a leggere la trama assieme, dopo poi analizzeremo appunto le foto e il promo. Allora, l'episodio 21 si intitolerà The Girl with the Red Lightning, che significa in italiano la ragazza con il fulmine rosso. Ragazzi, questa cosa mi rimanda chiaramente allo scorso episodio, in cui abbiamo visto Nora comportarsi esattamente come l'anti-Flash. Gli occhi rossi, il fulmine rossi, vibrava contro Barry, poi ha gridato ed è scappata via, l'ha lanciato via Barry, cioè raga, c'è qualcosa che non va. E quindi, se sembra che la cosa sia abbastanza risolta, nel senso, Nora è tornata in sé, adesso non è più fuori controllo, quindi diciamo che Barry l'ha perdonata, adesso è tornato tutto alla normalità, però ragazzi, la domanda è, Nora ha ancora il fulmine rosso e quindi ha la forza della velocità negativa, oppure è tornato tutto a posto da solo? Quindi magari questo titolo non è più di tanto per Cicada 2, per quello che farà nell'episodio, ma magari c'entra soprattutto con quello che succederà a Nora nell'episodio. Quindi magari, ovviamente ragazzi, la ragazza con il fulmine rosso è appunto un titolo che va a parlare di Nora e non di Cicada 2, perché Cicada 2 non ha il fulmine rosso. Sì, ok, ha la materia oscura
appunto nei suoi coltelli, adesso anche il coltello, la lama di Cicada 1. Però ragazzi, non è che appunto ha il fulmine rosso, capite cosa vi voglio dire? Cioè, uno potrebbe anche pensare, però no, se ci pensate attentamente è Nora, stiamo parlando di Nora. Quindi, raga, appurato il fatto che il titolo riguarda Nora, almeno io penso questo, poi fatemi sapere la vostra. La trama continua dicendo: il Team Flash è in allerta dopo che Cicada 2 minaccia di scatenare un virus pericoloso che metterebbe tutti i metaumani a rischio. Stop! Questa è la trama, ragazzi. Cortissima, cortissima, una frase. Una frase, ragazzi. Quindi, Team Flash contro Cicada 2. La fine dei conti. Finalmente, ragazzi, perché Cicada 1 sì, è stato un bel nemico. Ad alcuni non è piaciuto, a me è piaciuto. Alla fine è stato ucciso dall'altro nemico. E io, ragazzi, cosa vi avevo detto molto, molto tempo fa, più o meno verso novembre-dicembre, quando facevo gli altri video su The Flash, appunto, vi avevo detto che ci sarebbero stati tre nemici nella stagione. Infatti, Cicada 1, Cicada 2 e adesso anche l'anti-Flash nel finale. Io ve lo anticipo. Poi, ragazzi, è un piccolo spoiler, però ci sarà, tranquilli. Tanto non vi ho detto nulla. L'anti-Flash ormai sta in ogni episodio, però non vi dico il resto. Ci sarà un video al riguardo. Comunque, ragazzi, quindi ci sarà, appunto, Cicada 1 è stato ucciso. Cicada 2, adesso arriveremo alla fine dei conti, e poi anche l'anti-Flash. Quindi, ragazzi, appurato il titolo, appurata anche la trama, l'abbiamo letta, l'abbiamo analizzata, quindi abbiamo capito che appunto Grace Gibbons del futuro, la cicada cattiva, adesso ragazzi cercherà di scatenare un virus per uccidere tutti i metaumani, quindi sempre la sua missione omicida verso i metaumani, però questa volta appunto utilizzerà un virus, quindi per eliminarli definitivamente, con appunto quel dispositivo di Icicle che Icicle aveva rubato a Carla Danhauser, a sua moglie, e che sarebbe appunto il crioatomizzatore. Comunque, ragazzi, è un dispositivo, un prototipo, diciamo, non era ancora finito, se non mi sbaglio, quindi l'ha rubato, adesso lo userà. Quindi magari qualcosa andrà storto, comunque il Team Flash ce la farà a batterla, lo spero, ragazzi, perché diciamo che non è proprio un nemico che mi piace, quindi io voglio vedere l'anti-Flash, ragazzi, ovviamente. Ovviamente, lo sapete tutti, che è il mio personaggio preferito della serie. E quindi, ragazzi, adesso è il momento di analizzare insieme tutte le ufficiali. Ragazzi, in questa prima foto possiamo notare Barry e Nora accovacciati vicino a questa panchina distrutta, con un buco al centro, tra l'altro. Ci sono anche Sisko e Ralph. Siamo all'aperto, ragazzi. E non so che luogo sia questo, ma magari posso pensare che stiano già combattendo contro Cicada 2. Magari è questo il punto, l'edificio dove lei magari imposta il crioatomizzatore e inizia appunto a disperdere appunto il virus in giro per la città. Quindi ragazzi, potrei pensare che c'è stato un piccolo combattimento qui, adesso magari sono nascosti, magari stanno vedendo come entrare, non lo so, raga, magari stanno studiando la zona, perché sembra proprio che Barry e Nora stiano studiando un po' la zona prima di fare qualcosa, di fare qualche azione. Comunque, lì in basso, tra Nora e la panchina, possiamo notare una sirena dell'auto della polizia ed è accesa, quindi c'è anche la polizia. Loro non hanno i costumi, quindi non sono lì come supereroi, ma sono lì come persone normali, quindi Barry magari sta usando le sue doti appunto di perito della scientifica per fare qualcosa. Vedo una cassetta degli attrezzi lì a terra e non so cosa stia facendo esattamente Barry qui. Possiamo notare che dietro c'è anche una folla, dietro Sisko e Ralph, c'è una folla di persone come se stessero aspettando qualcosa, ragazzi, si vede a malapena. E nient'altro, ragazzi. Vedo tanti palazzi illuminati. Dietro sembra esserci un laboratorio, a destra in alto, più o meno, vedo una scritta. E quindi, ragazzi, credo stia succedendo qualcosa di interessante qui. Magari Cicada 2 è già in azione, quindi devono, invece di usare i superpoteri, devono usare qualche altra dote. Quindi Barry magari userà le sue doti da perito della scientifica. Quindi, ragazzi, passiamo avanti. Ok ragazzi, in questa foto possiamo notare sempre loro quattro, quindi Nora, Barry, Sisko e Ralph. Barry ha la faccia abbassata come se stia succedendo qualcosa di spiacevole. Sisko sembra stia indicando Nora, forse le sta facendo notare qualcosa. Ralph sembra sconcertato e Nora non riusciamo a vedere il suo viso. Comunque sono sempre lì dove c'è la panchina distrutta. Ci sono anche altre auto della polizia, a quanto possiamo notare, ci sono delle transenne. E vedo che ci sono un mucchio di persone dietro, ragazzi. Si vedono a malapena, però ci sono. Quindi magari
potrebbero essere forse i metaumani. Se ci pensiamo, lei vuole uccidere, appunto, Cicada 2 vuole uccidere i metaumani, quindi magari una rivolta dei metaumani. Quindi la polizia e loro quattro devono fare il possibile per proteggere, appunto, tutti questi metaumani. Tra l'altro, ci sono anche loro quattro in mezzo, perché se viene esposto questo virus, non so, nell'aria, anche loro sono metaumani, quindi muoiono. Quindi, ragazzi, solo loro quattro sono venuti, non c'è Killer Frost o Caitlyn comunque, quindi. Però non hanno i costumi, ragazzi, questo è il fatto. Quindi magari stanno usando altre doti per risolvere questo caso, diciamo, questa crisi, se vogliamo chiamarla così. Anche qui, ragazzi, non c'è molto da dire, vediamo semplicemente Sisko e un po' Nora, quindi sono sempre lì in quel punto e magari stanno parlando tra loro, stanno cercando di trovare un piano contro Cicada 2, contro il suo virus. Quindi, ragazzi, magari tutti questi cervelloni messi assieme faranno uscire una bella idea fuori. Quindi, nient'altro da dire, andiamo avanti. In questa foto, ragazzi, notiamo che c'è anche la presenza di Iris, quindi viene anche lei magari, o forse era già lì, non l'avevano inquadrata. E quindi, ragazzi, c'è Iris, c'è Barry, quindi la famiglia di nuovo riunita, tutti quanti vanno d'accordo. Quindi Iris va d'accordo con Nora, finalmente. All'inizio sappiamo benissimo che non andavano d'accordo, e anche Barry adesso l'ha scusata, l'ha perdonata, quindi tutto a posto, ragazzi, adesso sono felice di questo. Quindi stanno parlando, evidentemente stanno escogitando qualcosa, ragazzi, e vedremo che cosa succederà. In quest'altra foto, ragazzi, vediamo Barry che sta guardando Sisko, che è di spalle a noi. E evidentemente sta succedendo qualcosa, Sisko sta dicendo qualcosa a Barry e credo siano sempre nello stesso punto. La cosa che posso dirvi su questa foto è che Barry, anche se ha gli stessi abiti delle altre foto precedenti che abbiamo visto poco fa, sembra essere tantissimo il Barry della prima stagione, gli assomiglia tantissimo, con quel cappotto nero, con quella giacca nera comunque. Non lo so, raga, in questa foto, in questa inquadratura precisa, sembra essere il Barry della prima stagione. Guardate cosa vi dico. Comunque, fatemi sapere anche voi la vostra, se la pensate così. Comunque, ragazzi, nient'altro da dire, stanno semplicemente parlando, non ho altri dettagli da darvi su questa foto, quindi andiamo avanti. Ok, ragazzi, in questa foto possiamo vedere qualcosa di seriamente interessante. Allora, vediamo appunto Sherlock Wells che sta seduto su questa scalinata. E accanto a lui abbiamo una signora che sappiamo essere forse una delle sue mogli, perché sappiamo che ha sette matrimoni, cinque mogli se non mi sbaglio, e non so neanche perché le altre due non le ha, cioè sette matrimoni dovrebbe avere sette mogli, però lui dice mi sa cinque mogli. E appunto qui ragazzi abbiamo quella signora che aveva anche incontrato appunto questa attrice, era stata presente anche in altri episodi se non mi sbaglio o uno o due. E appunto, ragazzi, questa signora potrebbe averla incontrata da Jitters in un episodio, oppure potrebbe essere semplicemente una doppelganger, appunto, delle sue mogli, magari da un'altra terra, ma non avrebbe senso in quel caso. Mentre avrebbe senso se lei è una metaumana. Perché, ragazzi, se non mi sbaglio, Sherlock Wells aveva detto qualcosa riguardo che magari sua moglie o qualcuno fosse metaumana, quindi ragazzi, magari lei è in pericolo appunto perché è una metaumana, appunto perché sappiamo che Cicada 2 sta per emettere appunto il virus e uccidere i metaumani. Probabilmente, ragazzi, andrà in questa maniera. Quindi, non penso che questa signora sia una delle sue mogli, ma penso sia la doppelganger delle sue mogli di questa terra, di Terra 1, e quindi appunto questa qui è una metaumana, se ne era già accorto lui, adesso me li sto ricordando meglio. E quindi, ragazzi, è in pericolo anche lei. Quindi, magari qui, dopo che è successo il tutto, stanno parlando e vedo che c'è una borsa per terra, c'è la bottiglietta dell'acqua, magari lo spavento, quindi la bottiglietta dell'acqua da bere, no? Quindi, ragazzi, credo che qui sia post Cicada 2, quindi in qualche modo la fermeranno e magari la porteranno ad Iron Heights. Lo spero davvero, ragazzi, lo spero davvero. In questa altra foto, ragazzi, possiamo vedere la stessa cosa della foto precedente, ovvero Sherlock Wells seduto accanto appunto a questa donna che lui vuole, che tra l'altro è anche una doppelganger delle sue mogli che già ha, che fa, si innamora sempre della stessa persona, non lo so. Comunque, vediamo sempre che ha in mano la bottiglietta dell'acqua, quindi una scena, tipo uno scatto subito dopo quello lì, solo che quello scatto è stato fatto un po' più giù, questo un po' più su, quindi sono sempre nello stesso punto, sembra essere una scalinata molto alta, quindi c'è la scalinata, poi c'è un'altra scalinata dietro, c'è un palazzo, quindi ragazzi, qualcosa succederà qui, e appunto magari qui quando sarà tutto finito, lo spero quindi. Quindi andiamo avanti. Ok, ragazzi, in questa foto possiamo vedere Flash all'interno di un laboratorio, c'è una lavagna con su scritto
qualcosa, ci sono tante cianfrusaglie, tanti apparecchi, dispositivi su questo tavolo. E lui è appena arrivato qui e magari c'è in collegamento qualcuno dall'Istar Labs e gli sta dicendo cosa deve fare per magari smorzare questo dispositivo che ha Cicada 2. Voglio pensare questo, ragazzi. Quindi si inventeranno qualcosa. Ci sono molti cervelloni all'interno dell'Istar Labs, appunto del Team Flash, quindi qualcosa si inventeranno come sempre. Quindi, ragazzi, non c'ho altro da dire, quindi andiamo avanti. Anche in questa foto, ragazzi, possiamo vedere semplicemente Flash che è ancora in quel laboratorio, anche se mettono lo sfondo sfocato, me ne accorgo lo stesso perché c'è la lavagna dietro, la stessa lavagna della foto precedente. Quindi, ok, è sempre Barry Flash qui, in questo punto, in questo laboratorio, che magari potrebbe essere il laboratorio dove c'è Cicada 2, dove si sta nascondendo o sta attuando il suo piano del virus, oppure potrebbe essere appunto l'altro laboratorio, quello della madre di Caitlin, magari è venuto qui per prendere qualcosa, ma magari è più probabile la prima. Quindi, ragazzi, andiamo avanti. Ok, ragazzi, in questa foto possiamo vedere appunto Nora, Barry, Caitlin e Iris che sono appunto agli Star Labs in quella stanza appunto dove si corre. Adesso non me lo ricordo il nome, comunque sono in quel punto lì e appunto stanno parlando tra loro. Tra l'altro, un nuovo abito, un nuovo, come dire, look di Nora, la vediamo molto strano, col giubbotto di pelle strafichissimo, pantaloni in pelle, la maglietta grigia, anche Barry vestito molto scuro, e non so cosa stia accadendo, ragazzi, non riusciamo a capirlo da qui, quindi stanno semplicemente parlando agli Star Labs, quindi magari qui sarà inizio episodio, probabile. Quindi andiamo avanti. Anche in questa foto, ragazzi, possiamo notare appunto Iris, Nora e Barry all'interno di questa stanza degli Star Labs, dove i velocisti corrono per allenarsi. Di solito Kid Flash, Jesse Quick, anche Nora ci ha corso dentro, quindi stanno lì in quel punto, magari la stanno allenando, stanno vedendo cosa succede quando corre, il suo fulmine, se è giallo e rosso, probabile. E comunque in questa scena, in questa foto, possiamo vedere appunto che Iris sta guardando Nora, ma Nora sta guardando Barry e Barry ha una faccia strana, come se è un po' strano, diciamo un po' in quel momento, e Nora sembra tipo incazzata e Iris sembra un po' tipo dispiaciuta, una cosa del genere. Non so cosa stia accadendo. Magari vogliono fare qualcosa per lei per togliergli il fulmine rosso. Ecco perché la ragazza dà il fulmine rosso. Perché, appunto, magari lo avrà ancora in questo episodio. Voglio pensare di sì. E quindi magari faranno qualcosa per toglierlo. Ecco perché. Però non hanno dato il titolo specifico a quello che farà Cicada 2. L'hanno chiamato diversamente l'episodio. Non so perché questa scelta. Comunque, ragazzi, andiamo avanti. In questa altra foto, ragazzi, possiamo notare Sisko e Ralph nella stessa stanza dove si trovano appunto Nora, Iris e Barry. Però qui hanno un abbigliamento diverso rispetto alle prime foto che vi ho fatto vedere oggi. E sicuramente sarà in un altro momento. Qui sarà all'inizio dell'episodio, magari lì sarà in quelle scene alla fine dell'episodio, comunque verso la fine dell'episodio. Comunque, Sisko sta controllando qualcosa sugli schermi, quindi stanno facendo qualcosa sulla velocità di Nora o comunque sui fulmini, riguardo i fulmini di Nora. Voglio pensare questo, ragazzi, vedrete che sarà così. E sembrano appunto un po' preoccupati tutti e due, sia Sisko che Ralph. Comunque, ragazzi, andiamo avanti. Ok, ragazzi, questa foto sembra davvero interessante. Infatti abbiamo Barry e Iris davvero sconvolti, hanno dei visi davvero sconvolti, non so cosa diavolo stanno guardando, ma credo sia qualcosa che riguardi Nora e i suoi fulmini rossi. Non so, raga, tutti i miei pensieri portano a questa conclusione, che tutti questi sguardi spaventati di tutti i personaggi riguardano appunto ciò che sta facendo Nora e non ce lo fanno vedere. E penso che magari c'entri qualcosa con il discorso dei fulmini rossi. Penso sia quello. Comunque, andiamo avanti. Ragazzi, guardando questa foto potrei ritirare tutto ciò che ho detto su Nora fino adesso. Infatti, come potete ben vedere, sulla fronte ha l'inibitore cerebrale di Harry di Terra 2, quello lì che aveva utilizzato Caitlin nella quinta stagione per parlare all'inizio con Killer Frost, poi l'ha tolto. Però, ragazzi, adesso vediamo un nuovo utilizzo. Infatti, Nora ha l'inibitore sulla fronte e ha anche del sangue al naso, quindi sta accadendo qualcosa di brutto e sto pensando che se stanno utilizzando questo appunto dispositivo su Nora, vuol dire che magari stanno ritornando di nuovo nella mente di Grace Gibbons, della piccola Grace Gibbons, come l'altra volta, e magari per fermarla, non lo so, ragazzi, per fare cosa, però sicuramente la utilizzeranno di nuovo per entrare nella sua mente. Credo sia una cosa abbastanza ovvia e comunque la vediamo abbastanza
spaventata Nora qui, ha gli stessi abiti, quindi stiamo parlando magari di una cosa a metà episodio, comunque mentre stanno succedendo cose brutte, mentre Sicario 2 sta attaccando, sta emanando il suo virus, quindi magari attaccano la piccola Grace per attaccare anche la futura Grace, probabile. E qui sicuramente di fronte a Nora ci sono Iris e Barry che la stanno guardando in modo scioccato, diciamo, in modo così, ragazzi, la stanno guardando con delle facce stranissime, quindi magari sta dicendo qualcosa, o forse si stanno spaventando del sangue dal naso, magari avrà delle convulsioni poco dopo, non lo so, raga, voglio pensare questo, perché se le sta uscendo il sangue dal naso vuol dire che qualche cosa accadrà dopo. Quindi abbiamo visto che Nora ha l'inibitore cerebrale di Harry di Terra 2 sulla fronte, quindi ragazzi qualcosa stanno escogitando, come vi avevo detto appunto. Quindi ragazzi, non ho nient'altro da dire, andiamo avanti. Ok ragazzi, in quest'altra foto possiamo notare appunto Barry e Iris vicini a Nora. Sembra che Nora tipo si sia sentita male qui, non vedo il sangue dal naso, forse ce l'ha. E appunto vediamo che Nora ha la mano nella mano di Barry. Quindi sta accadendo qualcosa, ragazzi, sta lottando magari contro Grace, la piccola Grace nella mente di Grace Gibbons del futuro, anche probabile, e magari è troppo forte, quindi si sta sentendo male, probabile, ragazzi, è molto plausibile la cosa, e quindi appunto Barry e Iris si sono avvicinati come genitori, ci tengono alla loro figlia e ci tengono anche alla sua incolumità. Quindi ragazzi, andiamo avanti. Questa, ragazzi, è l'ultima foto e qui vediamo Iris, Nora e Barry stare sempre qui in questa stanza degli Star Labs. E stanno guardando tutti e tre in alto, magari c'è Cicada 2 in alto, ragazzi, dove corrono i velocisti, oppure non mi spiego perché stiano guardando tutti e tre in quella direzione. Che cosa ci sarà mai in quella direzione? Perché c'è, oddio, dietro, raga, c'è il solito sfondo, c'è appunto il cemento, quindi non possiamo capire nulla. Però davanti cosa c'è? Perché ci nascondete le cose? Quindi vediamo solamente che Nora qui non ha il suo giubbotto di pelle, quindi magari sarà poco dopo appunto la questione dell'inibitore, o forse poco prima di usarlo, quindi qui non ha il giubbotto, quindi io vorrei pensare che questa foto sia stata fatta dopo la scena appunto dell'inibitore cerebrale, che sicuramente useranno contro Grace Gibbons, sicuramente la Grace del futuro, non quella la piccola. Io penso che la useranno, ragazzi. Useranno questa tattica contro la Grace del futuro, magari per fermarla, probabile. Comunque, ragazzi, le foto finiscono qua, le abbiamo analizzate tutte una per una, cercando di capire appunto cosa stava succedendo in quella determinata foto. Quindi, ragazzi, ormai facciamo sempre in questa maniera qua, quindi lo faremo anche nel prossimo episodio, che sarà appunto il finale di stagione. Adesso, ragazzi, è il momento di andare a guardare e analizzare il promo del 21° episodio. Quindi mi metto i cuffioni e iniziamo! Quindi ragazzi, facciamo play, vediamo che succede. Vuoi che apra le porte ad ogni meta in questa città? Oddio, tutti i metaumani nella centrale di polizia. Cancellali dalla faccia del pianeta. Quello era Cicada 1 che parlava. Oddio, raga, che folla inferocita. Due episodi rimasti. Dobbiamo trovare Cicada o perderemo tutti. Oddio, raga, mamma mia. Quanta roba, quanta roba. Adesso andiamo a fare con calma l'analisi. Perché, come dico sempre, questi promo sono davvero cortissimi, più o meno di 20 secondi e ci sono delle scene davvero velocissime e non si capisce nulla, quindi ragazzi, ovviamente dobbiamo andare a fare l'analisi cercando di capire il più possibile. Quindi raga, abbiamo visto appunto all'inizio di questo promo tanti metaumani che entravano dalle porte degli ascensori nella centrale di polizia e abbiamo visto anche la reazione di Joe e Cecil che stavano guardando appunto questa scena. Poi abbiamo visto appunto Cicada 2, ovvero Grace Gibbons del futuro, afferrare appunto e richiamare a sé la sua lama, la lama di Cicada 1, e abbiamo sentito la voce di Cicada 1 che le diceva appunto cancellali dalla faccia della terra. Ovviamente, ragazzi, è tutto frutto dell'immaginazione, della pazzia di Grace, della Grace del futuro, perché ovviamente sappiamo che Cicada è morto, quindi deve essere una specie di apparizione nella sua testa del Cicada del futuro, quello lì appunto cattivo che l'ha addestrata, quindi è molto diverso dal Cicada che abbiamo conosciuto noi, di cui la sua vita è stata stroncata proprio da lei stessa, quindi sono due Cicada diversi. Quello lì del futuro che è vissuto è molto cattivo e ha addestrato questa Grace, mentre appunto il Cicada che abbiamo conosciuto noi alla fine si è convertito a
appunto dalla parte dei buoni e alla fine appunto ha ricevuto la morte da parte di sua nipote. Quindi ragazzi, roba assurda. Quindi ragazzi, adesso è il momento di partire con l'analisi. Quindi facciamo play. Ok ragazzi, appena inizia questo promo, appunto, vediamo questi due ascensori della stazione di polizia che si aprono e appunto abbiamo Cecil qui al centro e appunto credo che il capitano Singh stia dicendo: "Vuoi che apra le porte ad ogni meta in questa città?" È una domanda e appunto è tipo come se sta prendendo in giro questa richiesta, qualcuno avrà fatto questa richiesta tipo Joe o Cecil o forse Barry. E appunto il capitano Singh, se è la sua voce, è come se sta prendendo in giro un po' questa richiesta, perché è alquanto strana, alquanto folle far entrare tutti i metaumani nella centrale di polizia. Tra l'altro alcuni di loro sono pure criminali, quindi non è che sia una cosa buona. Comunque, vediamo tra l'altro Cecil qui al centro che sta guardando questa scena qui, appunto dei metaumani che stanno entrando. Facciamo avanti. Ok, vediamo anche che c'è Joe dietro di lei e ha una cartella in mano, una specie di giubbotto sul braccio e sì, la vediamo molto preoccupata di questa situazione, ragazzi, la vediamo preoccupata di ciò che sta accadendo. Quindi non so chi ha avuto la brillante idea di far entrare i metaumani qui, ma sicuramente se l'ha fatto è per proteggere appunto i metaumani dall'attacco virus di Cicada 2. Sicuramente, ragazzi, sarà così. Guardate cosa vi dico. Facciamo avanti. Ok, guardate, raga, guardate la folla, il casino, guardate già i poliziotti che cercano di bloccarli, di fermarli. E loro iniziano appunto a inferocirsi, a spingere. Quindi vediamo un po', facciamo avanti. Ecco, vediamo proprio scene, raga, fotogrammi, altro che scene. Barry qui con la tuta, non so dove sia, una specie di campo. Vedo un palo della luce dietro, un giardino, quindi non so dove si trovi. Lo vediamo molto sconvolto. Andiamo avanti. Qui vediamo Grace del futuro stare nella villa di suo zio Orlin, sta guardando in questo momento nel vuoto e si sente la voce appunto di suo zio Orlin, che sappiamo che è morto, però ovviamente è tipo una cosa nella sua testa, come un fantasma nella sua testa, a causa appunto della materia oscura presente nella sua mente. Appunto si sente questa voce, che sicuramente non la sente nessun altro, solo lei, che dice appunto cancellali dalla faccia del pianeta, quindi una specie di ricordo del Cicada che aveva lei nel futuro, appunto, il suo maestro, quindi che voleva che era fatta giustizia, quindi che lei doveva distruggere tutti i metaumani. Quindi si sente questa voce, quindi ragazzi, facciamo avanti. Ecco, poi fa questa mossa qui, ragazzi, fighissima. Si sente la voce in sottofondo e poi si vede che lei attira a sé appunto il coltello, la lama di Cicada 1, quindi fantastico ragazzi, tra l'altro la lama tutta illuminata, davvero fighissima, lei con uno sguardo tipo compiaciuto, quindi andiamo avanti. Ok, queste persone hanno bisogno di protezione, guardate ragazzi la folla inferocita, poliziotti che cercano di fermare questa folla inferocita di metaumani che vogliono entrare da questa parte, non so perché, magari per stare ancora più protetti, quindi andiamo avanti. Ecco, vediamo. Joe, ho visto Joe e c'era anche Sherlock Wells, ragazzi, credo alla stazione di polizia perché vedo le scale dietro, vedo appunto le scale, vedo appunto l'edificio, lo riesco a riconoscere, quindi anche Sherlock Wells è qui, se non mi sbaglio sta bevendo del caffè e quindi se non mi sbaglio è Joe che dice che queste persone hanno bisogno di protezione, quindi la folla inferocita, chissà ragazzi a chi è venuta l'idea, può essere che è venuta Sherlock Wells l'idea appunto di far andare tutti i metaumani nella stazione di polizia per proteggerli dal virus, probabile. Facciamo avanti. Ecco, guardate, raga, guardate. Guardate qui, proprio tutti i personaggi, tutte le persone, i metaumani, tutti incazzati. Ah, ok, poi ragazzi abbiamo Barry e Ralph qui all'Istar Labs e Barry dice: "Questa è la nostra ultima possibilità", quindi sicuramente qui la batteranno. E lì abbiamo nello schermo, appunto, uno schema, diciamo, chiamiamolo così, ragazzi, uno schema del dispositivo, il crioatomizzatore di Icicle, che poi Cicada 2 l'ha rubato ad Icicle, quindi magari stanno anche appunto studiando questo dispositivo per capire il funzionamento, per cercare di smorzare i poteri di questo dispositivo. Quindi ragazzi, facciamo avanti. Ok, due episodi rimasti. In questa scena, ragazzi, vediamo chiaramente Cicada 2 che sfonda il vetro soprastante della stazione di polizia ed entra all'interno. Quindi ragazzi, roba assurda, quindi Cicada 2 spacca di brutto anche lei nella stazione di polizia, quindi sicuramente cercherà di uccidere i metaumani che sono presenti qui dentro. Non so come faranno a fermare il tutto, non oso immaginare. Comunque, facciamo avanti.
Ok, oddio raga, cavolo, questa cosa non l'avevo notata. Nora, è successo qualcosa a Nora, ragazzi, perché appunto la vediamo qui svenuta. Non so se nei laboratori Star o da qualche altra parte, ma sembra che qui sia nei laboratori Star. E la vediamo appunto stare male, magari dopo aver usato appunto l'inibitore cerebrale. Per sconfiggere magari oppure per trovare appunto Grace Gibbons del futuro. Quindi ragazzi, magari dopo che si è sentita male, ha appunto il sangue dal naso, come abbiamo visto nelle foto ufficiali, magari sviene totalmente, quindi si sente male, ha un malore, quindi la vediamo stare male così e Barry che la tiene tipo in braccio così. Quindi dobbiamo trovare Cicada. Andiamo avanti. Ecco, ragazzi, o perderemo tutti. Guardate qui ragazzi, guardate questa scena. Si vede chiaramente appunto Ralph, Elongated Man, cadere su un tavolo, comunque essere sconfitto da sicuramente da Cicada 2. Poi si vede ragazzi anche Caitlin che sta combattendo contro, cioè Killer Frost sta combattendo contro Cicada 2 e sembra stia perdendo perché le viene sbattuta la testa contro questo muro, quindi tipo sta svenendo. Ecco, e poi vediamo Barry ancora una volta all'interno degli Star Labs, in quella stanza do dove vanno sempre, e vediamo che c'è Nora nelle sue braccia con il sangue al naso. Quindi avevo ragione, ragazzi. Il sangue prima non l'avevo visto, adesso sì. Quindi Nora, a Nora è capitato qualcosa subito dopo aver utilizzato l'inibitore cerebrale contro Cicada 2. Quindi mi dispiace molto, ragazzi. Spero che vada tutto bene e che si risolverà il tutto. Quando uscirà il promo dell'episodio appunto 22, ragazzi, scopriremo il tutto, capiremo se Nora si è ripresa o meno, comunque già vedendo l'episodio. Quindi facciamo così, ragazzi, andiamo avanti e finisce così, ragazzi, il promo. Quindi ragazzi, roba assurda, da quello che abbiamo capito in questo promo, appunto tutti i metaumani forse verranno nascosti all'interno della stazione di polizia per non essere uccisi o dal virus o da Cicada 2, diciamo direttamente. Quindi ovviamente Grace si sta preparando con il suo crioatomizzatore per diffondere il virus, a darle manforte c'è anche il suo immaginario, cioè Cicada 1 che le parla, quindi è una cosa fasulla, però le dà manforte quella cosa, quindi tutta roba causata dalla materia oscura che ha nella sua testa, nel suo cervello, quindi non esiste nessun Cicada 1, se no mi viene un colpo se è vivo di nuovo. E poi ragazzi abbiamo visto appunto Joe e Cecil guardare tutta la scena quando entravano tutti i metaumani, c'era Sherlock Wells, anche lui alla stazione di polizia, abbiamo visto Elongated Man e Killer Frost perdere contro Cicada 2, Nora essere svenuta magari dopo aver usato l'inibitore cerebrale, sarà per forza così, se no non ho altre spiegazioni, e quindi ragazzi un po' tutta questa roba qua, quindi magari sventeranno questo piano di Cicada 2, lo spero davvero, quindi magari ci saranno probabilmente delle vittime. Da quello che avevo capito in questa stagione ci sarebbero state molte morti, quindi spero che non muoia nessun personaggio alla fine, ragazzi, spero di no, se no sarebbe davvero una cosa bruttissima. Comunque ragazzi, oggi abbiamo analizzato insieme la trama, tutte le foto ufficiali e anche appunto il promo, come facciamo sempre, perché ragazzi, così facendo, leggendo la trama, guardando le foto ufficiali e appunto anche il promo, riusciamo a capire bene, almeno a un 50%, cosa succederà nell'episodio, perché le foto ufficiali ci fanno vedere un discorso, mentre appunto il promo ci fa vedere un'altra cosa. Infatti, come avete visto, le foto ufficiali ci facevano vedere i personaggi del Team Flash e Nora che utilizzava appunto l'inibitore cerebrale e poi nel promo abbiamo visto tutt'altra cosa, abbiamo visto i metaumani che entravano nella stazione di polizia e anche appunto Cicada e con la sua lama, appunto il fatto che attaccava la stazione di polizia, quindi ci hanno fatto vedere due cose differenti. Sono dei geni, ragazzi, così facendo, mettendo il promo, le foto ufficiali e anche la trama insieme, riusciamo a prendere almeno un 50% dell'episodio, almeno io penso questo. A questo punto, ragazzi, questa reaction video e analisi finisce qua. E quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!